Signora, lei è qui del quartiere, questi incontri fra cittadini e istituzioni funzionano? Eh no, purtroppo direi che c'è molta polemica e poca fattibilità, perché parole, parole, parole. Noi pensiamo che il confronto tra cittadini e istituzioni sia la base ovviamente di quelle che sono le azioni che portiamo avanti e riteniamo che sia estremamente importante. È chiaro che le tematiche che mi competono sono più della sfera sociale e della sfera educativa e scolastica. Anche quest'anno ci sono state una serie di intrusioni con sfregi all'interno del giardino della scuola e poi sono state trovate anche siringhe conficcate in bottiglie di plastica, cocci di vetro, scritte minatorie insomma sui giochi, e dicono sempre che si riduce al bilancio che deve essere fatto in comune, e quindi comunque una questione di soldi che non ci sono. I cittadini chiedono insomma più sicurezza dal punto di vista delle telecamere, più controlli la sera. Allora, questo è un incontro che si ripete nel tempo e un invito che riceviamo e che io raccolgo da quando sono in giunta volentieri per migliorare in maniera non solo sistemica ma anche calibrata e quindi mirata rispetto alle criticità delle diverse zone i servizi che la sicurezza urbana da una parte e per quanto riguarda diciamo, le altre competenze dell'amministrazione ovviamente altrettanto in maniera sempre più fattiva. Una persona che sta sotto casa senza tetto, guardandomi ha sputato in terra, poi si è aperto la patta dei pantaloni, ha tirato il pene fuori ed ha fatto pipì davanti a me e a mia figlia, al che io gli ho chiesto, ma almeno, gli ho detto almeno aspetta, perché insomma facci passare, e lui per tutta risposta mi ha guardato e mi ha fatto il verso del ti taglio la gola, al che io ho chiamato la polizia, ovviamente mi hanno chiesto cosa era successo, e mentre glielo spiegavo lui ha parlato e ha detto io so dove stai, vengo a prenderti e ti ammazzo davanti alla polizia. Ho detto chiaramente che ero impaurita anche in questura, e in questura mi è stato detto: signora, probabilmente l'unica cosa che può fare è cambiare casa. In questo quartiere a Sariacopino c'è la più alta concentrazione di occupazioni abusive e soprattutto ci sono discariche abusive nei cassonetti, cioè è un quartiere particolarmente fuori controllo. La trasformazione a cassonetti controllati interesserà tutta la città di Firenze. Arriveremo nelle zone del quartiere di Sariacopino orientativamente tra un anno e mezzo, laddove noi qui abbiamo già 10 anni fa trasformato il sistema di raccolta, proporremo una nuova trasformazione con nuovi contenitori che avranno bisogno di una chiave elettronica per consentire ai cittadini di fare la raccolta differenziata. Abbiamo completato la trasformazione nei cassonetti, partiremo, come hanno raccontato anche i giornali recentemente, ora nel quartiere 5 con il quartiere di Rifredi.